Ciao, allora nel video di oggi vi faccio vedere cosa c'è nel mio iPhone. Non ho fatto questo video credo tantissimo tempo fa, però ultimamente ho fatto qualche aggiornamento e quindi era magari carino farvelo vedere. Iniziamo dicendo che io ho un iPhone 6 da 16 giga. Ma scelta fu peggiore perché lavorando con il telefono sia per il giornale sia comunque meno male per girare dei video, per fare delle foto, una memoria così piccola si riempie subito, soprattutto quando poi comunque hai meno male delle applicazioni che utilizzi quotidianamente. Detto questo, vi faccio vedere intanto la cover, che è questa qui con le orecchie da coniglio, e mi è comoda soprattutto perché anche resta in questa posizione o così, quindi quando magari devo vedere un video, che so, vedere un testo, qualcosa, comunque mi è comodo. Quindi iniziamo subito. Allora, questa è la schermata iniziale, e questa di sfondo è la chiesa di Orval con il labirinto dell'amore. Allora, iniziamo dalla schermata principale. Qua sotto ho delle icone classiche, quindi ho quella del telefono, quella dei messaggi, quella della fotocamera e quella della posta di Gmail. Sono quelle che utilizzo di più, a parte i messaggi, perché i messaggi ormai non si mandano quasi più, e quindi comunque ce l'ho qui a portata di mano. Ho sempre avuto questa impostazione e mi ci continuo a trovare bene. Nella schermata principale ho quindi fotografia, la musica, l'orologio e il calendario. Fotografie e musica le utilizzo molto perché comunque con le foto io ci lavoro anche per il giornale, quindi ho moltissime fotografie che scarico tutti i giorni, che realizzo tutti i giorni, mentre per la musica ho la musica con le canzoni che magari ascolto quando faccio la doccia, quando magari sono in giro, quando sono sui mezzi, e quindi ho comunque una selezione di canzoni che sono quelle che sento più spesso. L'orologio e il calendario sono quindi le applicazioni che abbiamo un pochino tutti, e le mie varie sveglie. Questa è quella standard per tutti i giorni, che metto anche quando resto comunque a casa, e perché così so che alle 10 inizia a essere un orario di alzati Marta, e questa è quella variabile, quindi magari passa da mezzogiorno oppure alle 9 o alle 6 e mezza, quella che comunque è la sveglia effettiva. Poi nella seconda riga abbiamo WhatsApp, che è il navigatore che utilizzo io e anche quasi tutte le persone che conoscono, che conosco. Impostazioni, appunto, sono tutte le impostazioni del telefono. E iBooks con i libri che sto leggendo in questo momento sto leggendo Richard Castle, Frozen It. Castle, Richard Castle è il personaggio appunto della serie televisiva Richard Castle. E poi ho la mappa della metropolitana di Londra e il libro di come verificare le fonti, che sto appunto leggendo per cultura personale, per il lavoro. Poi ho la cartellina con i trasporti, ho Muoversi a Roma e Moovit. Muoversi a Roma è l'applicazione ufficiale della metropolitana di Roma, mentre Moovit è quella che utilizzo appunto per la metropolitana, per i treni, come diciamo alternativa a quell'altra, e che mi è tornata anche molto utile a Londra perché appunto ha le mappe di quasi tutte le principali città del mondo. Come terza riga ho invece altre applicazioni, ho i giochi, e tra cui ho iDay, Candy Crush, Jelly Splash, Township, Sailor Drops e Pokémon Go. Questi due, quindi iDay e Township, sono delle applicazioni, dei giochi in cui appunto devi costruire una fattoria, e Township una città, mentre Candy Crush e Jelly Splash sono le classiche, quelle appunto così, quindi devi realizzare le righe, e Sailor Drops è la stessa cosa ma sul tema di Sailor Moon, e Pokémon Go penso che ormai lo conosciamo un pochino tutti. Be My Eye è un'applicazione che serve per praticamente fare il mystery shopper negli esercizi commerciali. Praticamente tu vai lì, rispondi a delle domande, fai delle foto che hai appunto sull'applicazione, e poi vieni ricompensato appunto per questi job, si chiamano così, che svolgi. Poi va bene le note, la cartellina con l'email, io ho un mail e libro mail, che sono quelle principali che utilizzo. Poi la cartellina di YouTube, e ho Studio, che è quella che serve per gestire il profilo, l'account su YouTube, e AdSense, che uso anche per il sito internet.
Poi ho la cartellina dedicata al sociale con LinkedIn, l'applicazione delle pagine, Pinterest, Twitter e Snapchat. Pinterest non lo utilizzo tantissimo, mentre LinkedIn ogni tanto. Pagine, ho le varie pagine che gestisco, questa è quella di Ostia News, quindi il mio quotidiano online, quella dei cani e gatti in cui pubblico appunto i video di cani, gatti o comunque animali buffi, Fermetax è quella del negozio del mio fidanzato, Corner Curvy è quindi la mia pagina del canale principale, è a Marta SMR dell'altra pagina. Poi vabbè, c'è Pinterest, Twitter e Snapchat. Snapchat, mi raccomando, seguitemi. Aspettate, fate lo screenshot. Eccolo, fate lo screenshot e aggiungetemi. Poi andiamo avanti. Andando avanti, abbiamo Messenger, quindi messaggi legati alle pagine. Safari, che è il motore che utilizzo per navigare. WhatsApp. Instagram, che poi beh, è Instagram, che è quello che utilizzo anche per Corner Curvy, e utilizzo anche un altro profilo per il lavoro. Poi ho Facebook, che conosciamo tutti, però adesso non si apre perché non c'è internet. Poi nella cartellina fotografia ho Instant Weather, che è quello con cui faccio le foto, con cui poi metto Welcome, Summer, comunque tutte le scritte. Ad esempio di questa c'è Ardea. Queste così, queste sono quelle movimentate, quelle animate, però ci sono anche quelle classiche che non sono animate. Aspettate, ecco, tipo questa qui non è animata, questa non è animata, questa nemmeno è animata, e quindi sono quelle che utilizzo per personalizzare un pochino le fotografie, ma ha una personalizzazione abbastanza limitata. Poi Perfect 365 è quello che utilizzo per modificare un pochino le fotografie, in particolare i primi piani, quindi magari per aumentare il contrasto, la saturazione, però è legata proprio ai primi piani. Poi Repost serve per ripubblicare le fotografie che magari mi piacciono prese da Instagram, e Text Camera serve per aggiungere i testi sulle foto, quindi ad esempio, che ne so, importa da rullino, che ne so, prendiamo una foto a casaccio, questa di Ettore, che ne so. Così, e poi ci si mette, ti dà la possibilità anche di scegliere il filtro e poi di aggiungere un testo tipo cagnolino, che ne so, cagnolino, e di personalizzare il colore, che ne so, non so come funziona. Questi sono a pagamento, non ci penso nemmeno, e però beh, anche cambiare il testo, comunque ti dà varie possibilità, ecco, tipo questo così, dov'è? Eccolo, tipo questo così, quindi serve per personalizzare, diciamo, le fotografie. Poi andiamo avanti. Nell'altra schermata ci sono altre cartelline, questa delle utility, quindi c'è Cleaner, che utilizzo per mandarmi il backup di tutti gli indirizzi telefonici, l'area clienti 3, che è il mio gestore, Weightbox serve per monitorare il peso, ma non lo faccio mai, calcolatrice, il traduttore, poi memo vocali, che utilizzo molto quando sto fuori per interviste o comunque vado a conferenze stampa, bussola, che è la bussola, borsa, iTunes Store, video, FaceTime, promemoria, mappe, che sono quelle comunque sono di default sul telefono, poi New Annotate PDF, che serve per leggere i file PDF, Watch è quello legato appunto ai Live Watch, Wallet, che serve per per ricordarsi i codici delle carte di credito, roba del genere, ma non lo utilizzo, Meteo, che serve per il meteo, e Trova iPhone, che serve per trovare l'iPhone. Poi infine c'è quest'ultima parte, che sono i contatti e la rubrica salute, che è l'applicazione di salute dell'iPhone, suggerimenti, podcast e trovo amici sempre di default, e iScanner, che serve per scannerizzare documenti e trasformarli appunto in PDF o comunque in immagini. Poi abbiamo la cartellina shopping, in cui c'è un po' tutte le cosine di shoppingose, come detto,
E quindi c'è PayPal, che è appunto l'utilizzo per i pagamenti online, l'applicazione di Kiko, l'applicazione di App del Giorno, che praticamente con questa ogni giorno hai un'applicazione gratuita. Però adesso ovviamente non funziona perché ho staccato internet. Poi Just Eat, che serve per ordinare a domicilio il cibo. Wish, Home, Geek e Cute, che servono tutte quante per fare acquisti online. E Wish è un pochino più misto, quindi si trova un po' di tutto, dall'abbigliamento alle cose tecnologiche all'arredamento. Home è dedicato solo all'arredamento, Geek alle cose tecnologiche e Cute alle cose di bellezza, comunque cura del corpo, cura della persona. Poi nella cartellina stile di vita ho queste applicazioni un pochino random. Allora, Ringtones, che serve per realizzare le suonerie. Cocoppa, che è quella con cui prendo gli sfondi, le personalizzazioni delle icone. Wallpapers sono gli sfondi. Emoticons sono le emoticons in aggiunta a quelle base dell'iPhone. Expedia, che serve per prenotare appunto i viaggi e per tenere monitorato il viaggio che prenoti. 7 minuti è l'applicazione per l'attività fisica, quindi ti dà pacchetti di allenamento di 7 minuti, che però non faccio perché sono pigra. E Uber è per prenotare il proprio taxi, chiamiamolo così, però non sono proprio taxi. Poi infine c'è l'App Store, che appunto è quella dove si possono trovare le app. In sottofondo sentite Marco Russare, credo. Poste Mobile e Poste Pay, che appunto sono il sito, l'applicazione delle Poste Italiane e della Poste Pay, la carta ricaricabile. Quindi questo è il mio kit di applicazioni che ho sul telefono. Se avete dei consigli su qualche applicazione particolare da guardare, mandatemi un messaggino o lasciatemi un messaggio qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, se vi è tornato utile o comunque l'avete visto con piacere, mettete un mi piace e se vi va condividete o iscrivetevi. Detto questo vi saluto. Ciao e al prossimo video, anzi mettete mi piace per la cover con le orecchie regine. Ciao!